Da lì potrei avvistare la prossima torre. Dominando dall'alto, Spider-Cop volge lo sguardo all'obiettivo. Un'altra torre di sorveglianza. Ma stai parlando in terza persona? No, certo che no! Il capo sottovalutava Spider-Cop. Quasi lo considerava una mina vagante. Me ne sono già pentita. Potrei modificare queste torri per intercettare altro oltre ai criminali. Bingo! Ora le torri rilevano ogni segnale in radiofrequenza, tra cui uno qui vicino. Cosa sarà? Wow! Uno dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. Chissà quanti ce ne sono in giro per la città. Sei ancora lì? C'è una rapina a pochi isolati. Spider-Cop in azione. Metà uomo, metà ragno. 100% poliziotto. Oh. La cassa è forte. Forza! Ehi, ragazzi? No! Oh! Spider-Man! Spara! Ancora! Gente, dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca di un lavoro onesto! Ehi, Yuri, sto per riparare l'ultima torre di Chinatown. Sarà Spider-Cop a ripararla, semmai. Ho riflettuto, Yuri. Garantire l'ordine è un compito da giovani, ma Spider-Cop, ormai non è più un ragazzino. Dimmi che stai per dire quello che penso. Da oggi, Spider-Cop è ufficialmente in pensione. Oh, grazie a Dio, datemi da bere. Berremo tutti insieme stasera, Yuri, brindando all'infaticabile Spider-Cop. Yuri? Yuri, ci sei? Si vede che l'emozione del momento l'ha sopraffatta.
Accidenti. Non voglio che la gente faccia foto ai miei tre peli sul petto. Gli strumenti per riparare il costume sono al laboratorio. Chissà se Doc è già andato via. Dottore, com'è andata con la commissione? Mi spiace di aver fatto un casino. Niente affatto, Peter. Sono solo nervosi per l'imminente trionfo. Si calmeranno, come sempre. Torno al laboratorio per riordinare. No, stavo comunque andando a cena. Rimandiamo a domani. Una breve pausa prima di tornare a progettare il futuro. Vorrei che l'ottimismo di quell'uomo fosse contagioso. Comunque per oggi è finito. Posso lavorare tranquillo al mio costume. Alla fine la spalla è guarita. Saldare la parcella ha richiesto più tempo. Alla fine la spalla è guarita. Il menù del mio primo vero appuntamento con MJ. Non potevo permettermi un locale più carino. Ma a lei sembrava non interessare. Possibile 207. Segnalato un sequestro. Richieste altre unità nel Lower East Side. New York è rumorosa, ma la mia maschera può isolare le voci ovattate. Come quella di una vittima di rapimento. Oops.
magnifica! Per questa sera, Doc, sembra aver finito. Posso dedicarmi al mio Spider progetto. Stiamo provando a perfezionare la componente meccanica delle protesi. Meglio controllare il lavoro di Doc, non si sa mai. Doc puntava a migliorare la granularità dell'attuatore. Splendido, reazione fluidissima. Vediamo di calibrare la presa della protesi. Ora va meglio. Rinunceremo alla stretta di mano stritolante. Interessante. Doc ha implementato un sistema di mappatura 3D. Doc sta cercando di ridurre il consumo energetico della protesi. Dovremmo davvero organizzare meglio gli spazi di lavoro. Secondo me abbiamo esemplari di qualunque... L'incontro per il finanziamento è stato un disastro, ma da ogni sconfitta originano nuovi stimoli.
Non possiamo più assecondare le aspettative del comitato. Dobbiamo superarle. Parker! Dottor Octavius, che cosa ha lì? Cinese? Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh. Ma certo. Sei tu. Io non so di cosa... Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Mi lasci spiegare. Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto. Ma... se si sapesse, la mia famiglia si troverebbe in pericolo. Ah, certo. Visto che sei l'ideatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Esatto. Esatto. Tranquillo. Resterà un segreto. Va. Ti lascio lavorare. Controlla l'email. Spero che Doc non voglia licenziarmi. Peter, il tuo ruolo di progettista del costume di Spider-Man è la definizione corretta? È la conferma delle tue doti di uomo e collega. Per quanto dedito al lavoro, trovi sempre tempo per gli altri. Spero non ti offenderai, ma ho notato che il costume è danneggiato e mi sono permesso di apportare alcune migliorie. Ti allego un paio di idee che potrebbero aiutarti a perfezionarlo, aumentando al contempo la protezione di Spider-Man, il cui contributo alla città è enorme. Non vedo l'ora che il nostro lavoro dia gli esiti auspicati. Insieme cambieremo il mondo. Il tuo collega e amico Otto. Ragno bianco, eh? Dovrebbe funzionare. Permesso, sono in ritardo! Fate largo! Niente male, Spidey! Buongiorno, New York! Nuovo costume, stesso eroe! Spider-Man, ho scoperto come gli uomini di Fisk tengono in piedi i suoi affari. Usano i cantieri. Non li hanno chiusi dopo l'arresto? No, è un'attività legale. Coinvolge più investitori. Non possiamo intervenire senza un motivo. Ma ora ce l'hai, giusto? Per questo speravo potessi controllare i cantieri e avvertirmi se noti qualcosa di sospetto. Contaci, sarò il tuo Spider-Man ficcanaso di quartiere. Yuri, mi trovo in un cantiere di Fisk ed è pieno di tizi che sembrano tutto tranne che muratori. Cosa stanno facendo? Beh, intendo scoprirlo.
messaggio da Doc. Guarda, ha allegato un'idea per un gadget di Spidey. Però non smette mai di inventare. Wow, direi che può funzionare. Vediamo. Non si legge. Avrei dovuto portare gli occhiali. Ottimo, Doc sarebbe orgoglioso. Diavolo è stato. È lui! Eccone altri. Spider-Man, abbiamo beccato 4 trafficanti d'armi nel raggio di 3 isolati da quel cantiere. Commercio di armi. Vedrò di bloccarlo alla fonte. Si saluta il capo. No, così non vale. Ehi, altra
gente! Benvenuti alla festa! Toglietevi le scarpe prima di entrare, a meno che non siate senza calzini. In quel caso, beh, comprate dei calzini! Ricordiamolo! No, A terra! Cantiere chiuso, capitano. A doppia mandata di ragnatela. E qualcuno ha finalmente denunciato i colpi di pistola. Volanti in arrivo. Ottimo lavoro. Fisca ha diversi cantieri in città, ma scommetto che sono altre coperture. Tieni gli occhi aperti e chiamami se vedi qualcosa di sospetto.